Allora, per segreti di Stato, benvenuti. Da dove si può partire? Forse dai film precedenti? Sì, anche se non è stato il mio percorso, io sono arrivato ai film precedenti dopo il film, alla fine del film. E il film precedente, poi, diciamo, c'è un film e una sceneggiatura. Il film si chiama Salvatore Giuliano ed è il film di Francesco Rosi. Ecco, la cosa interessante da dire sul film di Francesco Rosi che è del 1900, cioè è stato girato nel 1960, uscì poi nel 61. Chi c'era in Italia a governare nel 1960? C'erano Scelba e Tambrone. Famoso luglio 60, ecco, in Quindi quel lo stesso Scelba. lo stesso Scelba di cui si parla noi oggi è al governo insieme a Tambroni in un governo di centrodestra nel 1960, quando Rosi gira il suo film Salvatore Giuliano. La cosa interessante di quel film è che è un film costruito su una menzogna proprio rappresentata scenicamente da Rosi, e cioè il fatto che Salvatore Giuliano era un bandito cinico e sanguinario che sparava regolarmente su donne e bambini. C'è una scena all'inizio del film che illustra una piazza, una strada di Montelepre, il paese di Salvatore Giuliano, dove arriva il messo comunale col tamburo che dice: sentite, 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 il comando militare che sta occupando il paese. Dato ordine alla possibilità di permette alle famiglie di uscire di casa, sono tutti chiusi in casa per il coprifuoco, e di andare alla fontana a attingere acqua. Si vede sempre la stessa ripresa dall'alto, dal punto di vista della montagna che incombe su Monte Lepre, montagna dove c'è Giuliano, e dove prima si è visto addirittura piazzare una mitragliatrice. Si vede la gente che esce dalle strade, dalle case e si avvicina a questa fontana e comincia a prendere l'acqua dalla fontana. A un certo punto, quando tutti sono lì, tutti raggruppati, parte ta-ta-ta-ta-ta-ta, colpi di mitragliatrice e si sente grida di donne, bambini, gente che corre. E la macchina presa di Rosi, tra che si gira e inquadra la montagna Montedoro, dove in cima c'è la bandiera di Salvatore Giuliano. Per cui è chiarissimo, il significato è molto semplice. Giuliano era uno terrorista che sparava su donne e bambini. Questa scena è all'inizio del film e ha un ruolo preciso, quello di Identificare identificare Giuliano. Giuliano in un bandito cinico e perverso che sparava su donne e bambini. In modo tale che quando poi arriverà la strage di Portella della Ginestra, dove Rosi non fa vedere Giuliano che spara, ma fa vedere Giuliano con i suoi uomini che partono da Montelepre e vanno verso Portella della Ginestra a sparare. Si vede questi spari e si vede di nuovo donne e bambini che corrono, uccisi, che scappano, alcuni uccisi, alcuni feriti, altri che scappano. Ecco. Questo per dire che bisognava costruire nel 1960 un mostro, che era il Salvatore Giuliano, e che era l'unico responsabile della strage di Portella della Ginestra. Era l'unico responsabile d'accordo con i mafiosi e con i proprietari terrieri siciliani. Cioè, in modo da circoscrivere il problema della strage di Portella della Ginestra esclusivamente al bandito Giuliano. E ai mafiosi della zona. Perché è importante questo film? Perché è un messaggio politico, è il messaggio politico che il PC manda alla DC di Scelba e di Tambrone. Ma perché si manda questo messaggio nel 1960? Ce lo dice Rosi in una sua ultima intervista. Perché erano anni che il partito, Centrosinistra. che il, no, 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 perché erano anni che il Partito Comunista e il Partito Socialista volevano costituire la commissione parlamentare antimafia e la DC nicchiava e la DC non voleva. Non voleva perché? Perché sapeva bene la DC di avere un cadavere nell'armadio che era il cadavere di Portella della Ginestra. Quanto era vivo, scusa, allora ancora il 9 anni prima, appunto? 9 anni prima Quindi era il processo di Viterbo, la strage era del era molto 46. presente. Sì, molto presente, erano tutti i testimoni, tutti i protagonisti, a parte Giuliano e Pisciotta, erano ancora vivi e vegeti. Ma ecco che il messaggio che il PC manda alla DC attraverso il film di Rosi è chiarissimo. State tranquilli, amici e compagni della DC. Noi comunisti sulla strage di Portella della Ginestra diciamo questo. Cioè, circoscriviamo il problema di Portella della Ginestra esclusivamente alla responsabilità di Salvatore Giuliano. Per cui possiamo tranquillamente costituire la commissione parlamentare antimafia perché tanto su quella strage noi abbiamo steso un pietoso velo di silenzio. Questo è il senso del film di Rosi.
E Rosi, se fosse un uomo disposto a discutere, verrebbe qua a discutere con me e a spiegarmi perché ha messo quella scena nel suo film assolutamente falsa, visto che lui si rifà per il suo film agli atti del processo di Viterbo e alla cronaca dei giornali dell'epoca, questo dice lui nelle sue interviste. Mi deve dire, il signor Rosi, da dove ha tratto la scena in cui il senatore Giuliano spara su donne e bambini a Montelepre intorno alla fontana. Quella scena è falsa, è una mistificazione, è una costruzione cinematografica per costruire appunto il personaggio del bandito sanguinario, ma ha solo la funzione drammaturgica di anticipare la strage di Porta della Ginestra. Senti, qual è la tua opinione sul cosiddetto cinema di impegno civile? Io non ci ho mai creduto al cinema di impegno civile. Il cinema di impegno civile è una grande mistificazione ideologica, come si vede uno dei film, uno dei capisaldi, uno dei capolavori del cinema di impegno civile è Salvatore Giuliano e Francesco Rosi, e invece alla luce degli studi e degli approfondimenti seri risulta essere un pacchetto di informazioni o di messaggi che vengono spediti da un partito politico all'altro partito politico. Primo. Secondo, il problema è il rapporto col pubblico. Io credo in un cinema nel quale il rapporto col pubblico sia portato al primo livello, in primo piano. Io faccio un cinema per gente che pensa con la propria testa. Allora, io non posso pensare che un cinema civile non sia un cinema che faccia pensare la gente con la propria testa. Cioè, io credo in un cinema dove c'è anche lo spazio per non essere d'accordo con quello che si vede sullo schermo da parte dello spettatore. E cerco di fare un cinema aperto che non dà risposte, ma si pone semplicemente domande. Cioè, un cinema civile è semplicemente quel cinema che pone domande e che costringe gli storici e i politici a dare delle risposte. Questo è il vero cinema civile. Il cinema civile che invece dà delle risposte è un cinema ideologico, è un cinema negativo, è un cinema che... A tesi. A tesi, appunto, un cinema staliniano.